They start recording, Yes. Noemi? Yes. Ok. Buonasera a tutti, un cordiale benvenuto da parte del Rotary Club di Trani a tutti i presenti, autorità rotariane, rotaractiane, interactiane, innerine, autorità civili, amiche e amici rotariani di tutti i club del distretto 2120 Puglia e Basilicata, del distretto 2032 Liguria e Piemonte Sud, del distretto 2090 Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Un saluto particolare al nostro governatore distretto 2120 Giuseppe Seracca Guerrieri, al governatore del distretto Rotary 2032 Giuseppe Musso, al governatore del distretto Rotary 2090 Rossella Piccirilli. Saluto l'istruttore del distretto 2120 il PDG Marco Torsello, il segretario del distretto Rotary 2120 Lino Pignataro e il prefetto del distretto 2120 Elisabetta Papagni. Saluto tutti i past governor del distretto 2120, del distretto 2032, del distretto 2090. Il rappresentante del distrettuale Rotaract Silvia Bitritto, il rappresentante distrettuale Interact Nicole Iammarino. Saluto tutti gli assistenti dei governatori collegati. Comprese anche il saluto e il benvenuto a tutti i presidenti dei club collegati. In particolare saluto il presidente del Rotary Club di Iesi per il distretto 2090 Marco Pozzi, il presidente del Rotary Club di Casale Monferrato per il distretto 2032 Alessandro Boverio e i presidenti dei Rotary Club di Andria Castellisvevi Andrea Leone, di Barletta Alessandra Palmiotti, di Canose di Puglia Marco Milanese, di Valle dell'Ofanto Giacomo Triglione e di Biceglie Giuseppina Pedone. Non so se è arrivato, però era in programma già all'arrivo, probabilmente si collegherà tra poco, io non l'ho visto ancora, il sindaco della città di Trani, avvocato Amedeo Bottaro, e saluto, anche ella dovrebbe arrivare, la dottoressa Pina Lotito, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Bari. E infine saluto tutti gli studenti delle classi quinta A e quinta C, opzione scienze applicate, del liceo scientifico Valdemaro Vecchi di Trani, con i loro professori, il professor De Iulis Giovanni e Chieppa Loredana. Grazie. Grazie a tutti per la vostra presenza. E prima di cedere la parola alla presidente del Rotary Club di Trani, Angela Tannoia, invito... E quindi allora a questo punto sì, per motivi mi suggeriscono di fare un salto alla mia scaletta e cedo, dicevo, la parola alla presidente Angela Tannoia per introdurre il tema della serata, presentare la relatrice, ricordando
che al termine del live tour si potranno porre delle domande, per cui chi vuole può prenotarsi in modo da potergli dare la parola durante il question time previsto a fine serata. Per eventuali curiosità o domande si può comunque scrivere anche in chat in modo da poter dare una risposta per quanto possibile durante il question time. La parola quindi alla presidente del Rotary Club di Trani, Angela Tannoia. Prego, presidente. Grazie Mario, buonasera a tutti, i miei personali carissimi saluti. Noi attendiamo ancora che siano perfettamente in collegamento non solo il nostro governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, ma anche i governatori, ospiti graditissimi per il nostro club e per il nostro distretto, il governatore del distretto 2032 Giuseppe Musso e la governatrice Rossella Piccirilli del distretto 2090. Li inviteremo anche ad un breve indirizzo di saluto non appena avremo certezza della loro presenza in chat, perché vi è un numero elevatissimo di presenti, di questo vi ringrazio e devo dire sono anche piuttosto emozionata. Allora, i miei saluti personali, io mi associo naturalmente ai saluti del segretario Mario, li rinnovo, e ai governatori, agli assistenti, ai PDG, ai presidenti, ai governatori eletto, nominato, all'RD Rotaract, Interact, alle socie, ai soci tutti, naturalmente anche alle autorità civili presenti con noi, agli studenti del liceo scientifico Valdemaro Vecchi di Trani con i loro professori. Un saluto particolare alla relatrice, la dottoressa Lucia Silvestris, e allo staff scientifico e tecnico che collabora stasera con lei dal CERN per, ci auguriamo, l'ottima riuscita dell'iniziativa. Vi ringrazio molto caramente. Ebbene, passo subito, senza indugio, ad introdurre il tema della serata. Si tratta di un tour, di un live tour, come ci è piaciuto definire insieme con la dottoressa Silvestris il nostro appuntamento di stasera. Quindi si tratterà di un incontro molto particolare, inusuale direi dal punto di vista rotariano. Quindi vi dicevo, si tratta di un live tour, il live tour dell'esperimento CMS, Compact Muon Solenoid, in collegamento col CERN di Ginevra. Evento riservato in esclusiva ai soci rotariani per stasera e ai loro graditissimi ospiti, naturalmente. Un collegamento specialissimo, quindi, col CERN, per scendere in diretta 100 metri sottoterra e osservare il Compact Muon Solenoid, CMS appunto, uno dei quattro grandi esperimenti di fisica delle particelle collocato all'interno dell'acceleratore di protoni LHC. Parliamo dell'esperimento in buona sostanza con il quale è stato possibile osservare per la prima volta il bosone di Higgs nel 2012 e oggi attivo nella ricerca di nuovi fenomeni della natura. Io mi fermo qui, ma prima di cedere la parola alla dottoressa Lucia Silvestris vorrei tratteggiarne in breve il lungo e articolato curriculum. Dal 1 gennaio 2021 la dottoressa Lucia Silvestris è la nuova responsabile nazionale dell'esperimento CMS, Compact Muon Solenoid, uno dei quattro grandi rivelatori di particelle installati presso l'acceleratore LHC del CERN a Ginevra, con cui ora, in questo momento, noi siamo collegati.
All'esperimento partecipano oltre 3.000 fisici provenienti da 55 paesi diversi. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare contribuisce all'esperimento con più di 350 tra fisici e ingegneri provenienti da 14 sezioni e due laboratori nazionali. Prima ricercatrice della sezione di Bari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e membro del CMS dal 1993. Lucia Silvestris sostituisce Gianmario Bilei nel ruolo di coordinatore delle attività dei gruppi italiani impegnati in prima linea nella collaborazione alla vigilia dell'avvio del terzo ciclo di presa dati e dei lavori di upgrade in vista della fase di alta luminosità di LHC. Lucia Silvestris è nata a Bari. Dopo la maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico di Biceglie e il dottorato di ricerca conseguito presso l'Università degli Studi di Bari, è entrata nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bari. La sua attività di ricerca in fisica subnucleare con acceleratori comincia al CERN nel lontano 1986 con l'esperimento Aleph. Ella partecipa attivamente alle misure di precisione dei bosoni mediatori della forza elettrodebole e alla ricerca di nuova fisica, un'esperienza che le consente di entrare a far parte della collaborazione CMS, dove a partire dal 2005 ricopre ruoli di coordinamento e partecipa da protagonista alla scoperta nel 2012 del bosone di Higgs, la particella di Dio. Questa nomina a responsabile nazionale CMS è indubbiamente riconoscimento del lavoro svolto negli anni all'interno della comunità CMS, dove Lucia Silvestris ha sempre ricoperto posizioni di responsabilità in ambito internazionale. Rappresentare oggi il gruppo degli scienziati italiani impegnati nell'esperimento, uno dei più numerosi tra quelli che compongono la collaborazione, è quindi un grande privilegio per la dottoressa Lucia Silvestris, come ha detto in una delle sue tante interviste. Ma io direi che costituisce motivo di orgoglio per la Puglia. Me lo consentano gli amici marchigiani e piemontesi con noi stasera. Nonostante la pandemia e le misure di contrasto al contagio messo in campo a livello mondiale nell'anno appena trascorso, il lavoro della collaborazione CMS non si è mai interrotto, consentendo di portare avanti la campagna di analisi dei dati finora raccolti, di effettuare gli aggiornamenti hardware e software necessari per l'avvio della terza fase dell'esperimento e di iniziare i test dei rivelatori necessari per la quarta fase dell'esperimento. Un'attività in cui l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare svolge un ruolo da protagonista. Numerose quindi le sfide che la comunità italiana del CMS dovrà affrontare nei prossimi 3 anni. La comunità, lo ricordo ancora, è guidata dalla dottoressa Lucia Silvestris, autrice di oltre 1.300 pubblicazioni scientifiche, membro di molti comitati scientifici internazionali e altresì coinvolta, a me questo fa molto piacere, provenendo dal mondo della scuola, coinvolta in molteplici attività di divulgazione scientifica con lo scopo di indirizzare le giovani generazioni, soprattutto direi di sesso femminile, verso le attività STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Io concludo perché naturalmente cedo la parola alla nostra protagonista, la Lucia Silvestris, che si trova, come lei ci spiegherà, nella sala del conteggio, se non erro. Lucia, se credo che sia corretto che ti trovi nella sala del conteggio, ti cedo la parola. Grazie. Ok, grazie Angela. Io userò il linguaggio a cui noi siamo abituati nella comunità scientifica, quindi
vi prego di rimuovere qualunque forma di dottoressa e qualunque forma di Silvestris. Sono Lucia. E nello stesso modo presento tutti i miei colleghi. Quindi, dottoressa, però Sonia Natale, lei viene dall'Università di Roma, nasce a Vasto. No, nasce a Roma, ma di origine vastese. Ecco, nasce a Roma, ma di origine vastese, fa il dottorato di ricerca all'Università di Ginevra e ha un'ampissima, anche lei fa parte di uno degli esperimenti all'EP, l'esperimento L3, e successivamente l'esperimento AMS. È un esperimento di tipo diverso rispetto a quello che noi facciamo qui, ma è uno degli esperimenti riconosciuti dal CERN, proprio perché Angela ha, mi permetto di usare direttamente il nome, ha citato questa parte che è legata a tutte le attività con le scuole. Sonia ha partecipato anche a delle scuole alternanza lavoro che abbiamo fatto proprio con il liceo scientifico di Trani. E poi oltre questo ne fa tantissimi altri di attività dello stesso genere qui al CERN e in generale in tutta la zona. Attualmente fa anche attività di insegnamento. Sì, esatto. Svizzera. Seguo come tutor scientifico un gruppo di ragazzi. Ok. E poi invece Zoltan e Noemi, loro sono ungheresi e si occupano di tutta, lavorano nelle attività in generale della cosiddetta technical coordination, che è tutta quell'area dell'esperimento che si occupa di tutta la costruzione del rivelatore. E in questo momento invece si stanno occupando di tutta la parte di gestione tecnica di questa virtual conference. Poi c'è Jacob, lui è neozelandese invece, e Jacob è la persona che che si occupa dell'organizzazione delle visite, quindi quando chiederete una visita a CMS sarà lui la persona che vi risponderà, sia per le visite virtuali sia quando sarà poi quella in presenza. Da Bari invece abbiamo Gabriella Pugliese, che anche lei viene da Canosa, invece, università, dottorato di ricerca all'Università di Bari, ed è responsabile, oltre che del gruppo di Bari dell'esperimento CMS, anche di uno dei progetti dei rivelatori che sono presenti nell'esperimento qui a CMS. Quindi, dopo aver introdotto tutto il team che ci troviamo qui, io penso che sia arrivato il momento di iniziare a raccontarvi un pochettino, ma molto brevemente, vi dico giusto due parole su quali sono le principali motivazioni per cui noi facciamo questa ricerca, e quindi fondamentalmente andare a capire quali sono le parti fondamentali della ricerca fondamentale, quindi cerchiamo di capire da dove veniamo, di cosa siamo fatti e quali in generale siano le regole che sono alla base di tutto questo.
Esistono due strade della conoscenza. Come vi dicevo, c'è questa strada che noi utilizziamo qui al CERN, che sono i cosiddetti supermicroscopi, cioè dei grandi acceleratori che producono in laboratorio le particelle che popolavano l'universo primordiale nei primi istanti dopo il Big Bang, e dall'altra parte c'è tutta un'altra parte di studi, che invece è quella dei telescopi, e quindi in cui si vanno a guardare le strutture del cosmo e gli ammassi delle galassie e il fondo della radiazione fossile. Noi oggi con l'esperimento CMS ci occupiamo di vedere praticamente quelle che sono le particelle fondamentali. Vi dico brevemente che cos'è il CERN. Il CERN nasce nel 1954 per permettere agli scienziati di avere accesso a delle strutture di ricerca che fossero competitive. Dovete tenere presente che uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale e quindi non tutti si potevano permettere di fare ricerca. Ovviamente che cosa succede? Che questo lo potete immaginare come un primo seme della comunità europea. Attualmente ci sono 23 paesi europei e continuamente se ne aggiungono altri, oltre a quelli che sono anche ci sta tutta la parte che viene dall'America, dalla parte che viene dall'Asia, eccetera. E quindi il CERN è diventato più un sistema che permette accesso a tutti gli scienziati del mondo, al di là di frontiere religiose o politiche. Cioè, in questo momento noi siamo tutti siamo italiani o comunque europei. In realtà c'è Jacob che è neozelandese, ma vedete, io non mi accorgo del fatto che ci siano persone che veniamo da culture diverse. A volte vedete persone che hanno religioni completamente diverse. E quindi uno dei punti fondamentali è proprio quello che è infatti uno dei goal che eventualmente il CERN vuole raggiungere, è di avere il riconoscimento di un Nobel per la pace. L'altra cosa che vi dico prima di iniziare il vero tour è che cos'è l'INFN. L'INFN a sua volta è un ente di ricerca che è distribuito su tutto il territorio nazionale, è un ente pubblico vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed è dedicato allo studio dei fondamenti, dei costituenti fondamentali della materia. È stato fondato nel 1951, adesso ha circa 2.000 dipendenti e 3.600 associati. Come vedete, nascono più o meno nello stesso periodo e tra i padri fondatori ci sono sia dal CERN che dell'INFN, ci sono tanti italiani che lavoravano in quel momento. Non ultimo, diciamo, uno dei nomi fondamentali, Amaldi. Quindi l'INFN è costituito da 20 sezioni e 4 laboratori nazionali ed è riconosciuto a livello non solo europeo ma anche mondiale. Credo che a questo punto, Sonia, inizi ad andare giù o vogliamo far vedere la sala di conteggio? Come vuoi tu. Sono a disposizione allora, per poter fare il tour che vuoi tu. Allora, iniziamo con la sala di conteggio. D'accordo. Io non mi posso muovere perché sono legata da questo. Allora, io parto. Praticamente quella che vi farà vedere adesso Sonia è il posto in cui noi normalmente... Angela prima diceva che fondamentalmente noi non... noi non...
ci sarà una ripartenza dei dati che è praticamente a fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo. E questa stanza in cui, che voi vedete è la stanza dove normalmente ci sono varie postazioni. Quella che credo adesso stia inquadrando Sonia è praticamente la postazione, forse, ok, si vede. In realtà ho l'impressione che vedete me più che la postazione che voi. No, vediamo anche la postazione. Ok, adesso vedo anch'io. Allora, è la postazione da cui la persona che gestisce tutta la presa dati è seduta e controlla con quegli schermi che in questo momento sono spenti, chiaramente, come sta funzionando. E inoltre comunica con le persone che si trovano nell'equivalente sala di conteggio dell'acceleratore, cioè il Large Hadron Collider. La postazione dove io in questo momento sono seduta è praticamente quella che viene utilizzata per i sistemi di acquisizione, cioè praticamente si controlla tutta la presa dati dell'esperimento, e quello che adesso sta facendo vedere Sonia sono praticamente le varie parti del rivelatore e i vari sistemi che in questo momento dice altered, cioè non sono connessi, e qui invece vedete quando sono accesi i rivelatori, queste percentuali che in questo momento si vede allo 0%, normalmente in condizioni sono al 100%, altrimenti abbiamo un problema. Iniziate ad andare giù, così vuoi che vado dall'altra parte? Beh, vabbè, tanto è più o meno equivalente, quindi penso che poi potete iniziare ad andare giù. Allora, io comincio ad andare sotto, mi senti? Lucia, sì. Mi senti come sì, comunicazione? Sì, sì. Perfetto, sì. Allora io saluto tutti quanti, ci addentriamo adesso per i meandri di CMS. E Lucia, commento io per andare o commenti tu? Come vuoi tu? Vai, vai. Dimmi. Vado? Dunque, certo. Stiamo passando la prima porta, chiaramente adesso siamo in una zona, cominciamo ad entrare nella zona sperimentale, quindi sentite rumore di sottofondo. Allora, la prima cosa che farò, poi ci soffermeremo su questa bellissima parete alla fine, ma potete avere una panoramica di quello che è la zona sperimentale. Allora vi faccio vedere un po' il soffitto, e io adesso entrerò attraverso questa porta, quindi per un attimo metterò, non parlerò, potete vedere anche sistemi di areazione qua. Forse possiamo far vedere un attimo questa zona, vorrei farvi vedere questa parte qui. Allora questo è un modellino in scala ovviamente del rivelatore, che tra un po' incontreremo invece di persona. Quindi vedrete questo oggetto che in realtà, come vedete, è un cilindro lungo all'incirca 25 metri, poi Lucia vi darà i dettagli, e il diametro di questo grande cilindro, che a me piace chiamare con una bella viennetta, è invece di circa 15 metri. Quindi stiamo parlando di un palazzo di 5 piani in altezza e di 8 piani in lunghezza. La cosa che volevo segnalarvi, non so se riesco a farlo, è mostrarvi un pochino, non so se si riesce, proviamo, farvi vedere, non so se riuscite a vedere, sì, qua sotto, ecco, si vede? Allora, noi andremo sotto, questo è uno di quelli che vengono chiamati pozzi di areazione, in realtà ci facciamo passare anche il materiale, non so se si riesce a vedere molto bene perché c'è la griglia, ma lo vedremo meglio da sotto. Non so se riusciamo ad alzare, proviamo un attimo. Se riuscite a vedere? Spero riusciate a vedere. E noi andremo esattamente là sotto. Thank you. Quindi io cedo un attimo la parola adesso a Lucia per descrivere un attimo come io entro nella porta.
e mi accingo ad entrare nella zona sperimentale. Questa è la porta riservata soltanto all'entrata delle persone, non si può portare materiale, quindi dovrò fare un controllo prima di tutto del mio dosimetro, che dovrò ovviamente controllare qui. E dopodiché, entrando, avrò un controllo con dei raggi infrarossi che servono per monitorare che sia soltanto una persona ad entrare, non più persone, che si entri senza materiale. C'è anche un sensore di peso, sempre per monitorare, come vedete, questo quadrato. Io entrerò in questo, metterò i piedi in questo quadrato proprio per verificare anche che sono una persona e non porto materiale. E in più farò un controllo di, appunto, identificativo dell'iride dei miei occhi, per poter certificare che sono veramente io, che sono autorizzata a entrare nella zona sperimentale. Lucia, ti lascio la parola, metto in mute ed entro. Se vuoi descrivere tu. Mi senti, Lucia? Ok. Perché io non ti sento. Okay, ah, okay. Perfetto, ok. Quindi io metto in mute e vado. Ok. Allora, io vi dico nel frattempo dove siamo fisicamente localizzati, cioè il CERN si trova tra la Francia e la Svizzera. Praticamente vedete questo, questo non so se lo... no. No. Sì, vede, si vede. Vedete questa linea, quest'altro non è che il confine tra la Francia e la Svizzera. E da questa parte qui ci sono le montagne, questa è l'aeroporto di Ginevra. L'LHC è un grandissimo acceleratore che ha una circonferenza di 27 chilometri. E questo stesso anello che oggi ospita il Large Hadron Collider era lo stesso che precedentemente ospitava l'acceleratore LEP, cioè un acceleratore. La differenza fondamentale è che in un caso si vanno a far collidere particelle di tipo elettrone positrone, nell'altro caso invece particelle di tipo protone protone. Quindi il tipo di fisica che si può fare e di conoscenza della materia è completamente diverso, e anche le energie a cui si può raggiungere sono completamente differenti, in quanto c'è anche un cambio tecnologico. Come vedete, praticamente adesso questo vi dà un'idea di dove siamo localizzati. Questo è il punto dove è CMS. Come vedete, Sonia in questo momento altro non sta facendo che prendendo un ascensore che la porta giù da quest'area dove mi trovo io. Eccola, adesso dovrebbe prendere l'ascensore e finire qui dove c'è il rivelatore. Non so se adesso... Allora sì, sto aspettando, mi Vai. Senti Lucia? Sì. Sto aspettando che l'ascensore arrivi su, lo abbiamo chiamato, vedete qui c'è, possiamo vedere, è riportato, l'ascensore sta salendo su, quindi scenderò veramente, è un ascensore che a massima portata può portare fino a 40 persone, ma in questo momento chiaramente abbiamo dei limiti dovuti alla situazione sanitaria, quindi vi mostrerò sul pavimento, ci sono delle posizioni, ecco, qua si è arrivato, siamo a 10 metri, qui vedete che è una zona, questa, qui c'è un'altra porta, ecco, questa porta blu che vi faccio vedere invece è la porta per il materiale, prima io sono entrata dalla porta delle persone, ecco l'ascensore, e forse potete vedere sul pavimento i segni delle posizioni dei piedi che adesso noi dobbiamo prendere. Ok, entriamo. Abbiamo Noemi, adesso si perderà il segnale, quindi cercherò di inquadrare, ma perderemo il segnale. Ci rivedremo sotto. Ok, quindi nel frattempo che Sonia scende giù,
vi dico che l'esperimento CMS e quindi il Large Hadron Collider in realtà è un esperimento che già dura da 10 anni, sono stati festeggiati 10 anni quest'anno, l'anno scorso, e questo apriva una nuova era nella ricerca fondamentale. Ci sono, oltre all'esperimento CMS, altri 3 rivelatori. Un rivelatore che si chiama ATLAS, che si trova diametralmente opposto all'esperimento CMS, che fa studi di fisica che sono assolutamente equivalenti praticamente, e questo serve per assicurarsi che i risultati che ottengono i 2 esperimenti siano consistenti. È assolutamente importante avere qualcosa di questo genere. E poi c'è un esperimento che è l'esperimento Alice, che invece fa una fisica di tipo differente, in quanto che però viene può essere fatta anche dagli esperimenti CMS e ATLAS. Quindi gli esperimenti CMS e ATLAS sono chiamati esperimenti multipurpose, mentre per esempio l'esperimento LHCb è un esperimento che fa degli studi specifici e quindi prende dati solo in determinati periodi. E questa macchina, l'LHC, che sta per Large Hadron Collider, è la macchina che riesce a riprodurre in laboratorio il Big Bang. Voi immagino che avete sentito dire che una delle teorie con cui tutto l'universo è stato creato viene praticamente nel momento del Big Bang. Quello che noi facciamo altro non è che andare a riprodurre in laboratorio quegli istanti fondamentali, in modo da poter vedere che cosa è successo. E ovviamente non è che noi abbiamo uno scoppio, ma quello che succede è che andiamo a guardare all'interno dei rivelatori quelli che sono le particelle che vengono fuori da queste interazioni. Io credo che una delle cose fondamentali importantissime per cui si riesce a fare tutto questo, ora vedrete come è grande l'esperimento, è proprio perché ci sono, e l'ingrediente più importante è quello umano. Ci sono oltre 4.000 persone, tra fisici di particelle, ingegneri, computing scientist, che provengono da 200 istituzioni distribuite nel mondo, quindi da 51 paesi. E il contributo italiano è del 12-15% in tutto questo. Se andiamo a vedere la distribuzione geografica, potete vedere che praticamente questo, immaginate il mondo aperto, e quello che potete vedere è che tutte le aree che sono in azzurro sono aree in cui la collaborazione CMS si trova. Quindi in tutta l'Europa c'è una parte, diciamo, del Nord Africa, appunto la Nuova Zelanda e l'America sia centrale. Solo un'ultima cosa, mentre qui vediamo la cartina dell'Italia con praticamente ci sono le varie sezioni INFN e i vari laboratori che partecipano all'esperimento CMS in termini di contributo italiano, e quindi sono circa 350 persone. Sonia, puoi andare. In questo momento, quindi, siamo entrati adesso, siamo già nella zona, diciamo così, dei rivelatori e dell'esperimento, anche se la caverna non possiamo ancora vederla perché non siamo dentro, ma la potete intravedere qui sotto. Non so se riuscite a vedere una luce in fondo, perché siamo a meno 90 e invece vi posso inquadrare alcuni oggetti che sono a meno 100, ok? Poi ci andremo direttamente.
Questo posto che sto inquadrando, se invece vado in alto, è esattamente quello che avete visto prima. Cerco di andare in alto ed eccolo qui. Non so se riuscite a vedere, ci sono un po' di luci, non è proprio semplice. Forse possiamo cercare con l'aiuto di Noemi. Ecco qui, noi eravamo sopra, adesso siamo sotto. Quindi questo per darvi un'idea di dove siamo scesi. Ok, possiamo tornare giù. E quindi questo è il percorso che facciamo normalmente quando accompagniamo i visitatori. Diciamo così, non siate per tutto il pubblico, non siate delusi, perché se è vero che non potete essere qui di persona, vi posso garantire che una visita virtuale vi porterà in posti della caverna sperimentale che non sono accessibili ai visitatori che vengono qui. Quindi avrete, come dire, un bonus. La prima cosa che facciamo, adesso entriamo in una delle due stanze dove, e su questo Lucia è la massima esperta, quindi le lascerò la descrizione totale. Una delle due stanze che abbiamo di elettronica, cioè una parte del cervello, diciamo, che permette di raccogliere i dati dell'esperimento e di, come dire, filtrarli per poterli poi portare a un ulteriore sistema di filtro che si trova invece in superficie e renderli accessibili alle analisi dei fisici. Abbiamo due stanze, una è qui al meno 90 e l'altra invece è nel piano superiore a meno 80, ma noi non andremo, ma è del tutto identica, è una sala gemella. Lucia, lascio a te la parola per descrivere tutta questa parte di elettronica. Eccoci qua, c'è un po' di rumore, però io farò un po' il giro all'interno di questi corridoi. Ok, quindi fondamentalmente qui, se noi immaginiamo l'esperimento CMS come una grandissima, vediamo se riesco a proiettare nuovamente, purtroppo lo share non è proprio diretto. Ok. Praticamente noi abbiamo questo grandissimo rivelatore che tra un momento vedete, e tutti i segnali provengono dalle 40 milioni di interazioni al secondo, vengono selezionati tramite un sistema di filtro, praticamente, in cui noi diciamo questo evento è buono, tramite un'elettronica ovviamente, o del software, un evento è buono e quindi lo consideriamo utile per l'analisi successiva oppure no. E quindi tutto questo sono praticamente tantissimi, tutta la parte dell'elettronica di questo esperimento. Io penso che... Lucia, mi senti sempre? Sì, ti sento. Penso sì. Che... puoi andare verso il rivelatore. Sì, vado verso il rivelatore. Approfitto per dire che questi sistemi di filtro dei dati sono tipici, soprattutto io sono molto sensibile alla parte degli studenti, non solamente la parte ovviamente di tutto il resto del pubblico che è presente. Questi sistemi elettronici di filtro dei dati sono tipici dei rivelatori che noi che usiamo per raccogliere dati. Chiaramente, per esempio, Lucia prima diceva qual è la mia provenienza. Il rivelatore di cui mi fregio di aver collaborato per la costruzione, è installato sulla stazione spaziale, ma di fatto il sistema di filtro dei dati che provengono non da un acceleratore come l'LHC, ma dallo spazio, è esattamente lo stesso. Quindi il design e la filosofia di un rivelatore di particelle si basa soprattutto sulla raccolta, il filtro e l'interpretazione dei dati. Qui davanti abbiamo una porta rossa, mi allontano un pochino, che di fatto è una porta che ci conduce, se potessimo aprirla, ci dà accesso al tunnel dell'acceleratore,
perché CMS è a cavallo dell'acceleratore, come Lucia vi avrà detto, immagino, io ho perso un po' il segnale. Questa porta vi faccio notare che noi diremmo piombata, eh? Non si può aprire, o meglio, lo scopo è quello di uscita di sicurezza, perché c'è un altro ascensore dall'altra parte. Allora, quello che bisogna dire è che gli ascensori sono, e le zone, le stanze che sono di attesa, che sono di fronte agli ascensori, sono le zone di sicurezza che noi utilizziamo nel caso ci sia bisogno di evacuare. Perché? Perché a differenza di quello che succede nella vita di tutti i giorni, dove per esempio in un palazzo se c'è un incendio, se c'è fumo, ci viene assolutamente vietato l'utilizzo degli ascensori, perché ovviamente cosa succede? La tromba dell'ascensore, cioè il posto, diciamo la colonna in cui è installato l'ascensore, funge da camino e quindi tutti i fumi vengono portati all'esterno da questa zona, e di fatto se per qualche motivo non c'è alimentazione all'ascensore, quello che succede è che una persona rimane bloccata e muore per asfissia. Qui invece abbiamo l'obbligo di utilizzare gli ascensori in caso di evacuazione. Perché? Perché gli ascensori sono le uniche due zone che sono sovrapressurizzate, che vuol dire che tutta l'aria viene pompata fuori e quindi non c'è accesso dei fumi o di eventuali perdite di gas che potremmo avere in questa zona sperimentale. In più sono protette da porte ignifughe e quindi chiaramente è una zona dove si può aspettare. Abbiamo la parte dell'ascensore che ho utilizzato per scendere e un'altra, come dicevo, attraverso questa porta. Importante, quando è che si può usare questa porta? Solitamente si usa la strada che ho usato io, e in caso di allarme evacuazione si può usare e ovviamente accedere soltanto se questi LED qui c'è una striscia di LED, non sono accesi, perché nel caso in cui lo siano vuol dire che il pericolo, diciamo così, viene dall'altra parte, quindi chiaramente dobbiamo tenerci ben lontani. Siccome dovrò fare il check su un'altra porta adesso, vi faccio notare che sono arrivata da questa zona che era la stanza dell'elettronica, quindi quella che chiamiamo la caverna sperimentale. Immagino che poi Lucia possa far vedere un po' la mappa, non so se l'hai fatta già vedere, la caverna, scusate, di servizio, dove c'è l'elettronica e tutta la struttura che si occupa del rivelatore. Abbiamo poi questo corridoio che adesso percorro, poi tornando indietro magari vediamo quello che c'è sulle pareti, se abbiamo tempo, e mi sto dirigendo verso l'accesso, c'è un'altra porta, questa volta non è verde ma è gialla, ma funziona esattamente come la precedente, quindi dovrò fare un check, e che ci porterà all'altra caverna parallela che è quella del rivelatore. Quindi lascio adesso la parola a Lucia, io faccio il check e ci rivediamo tra un po'. Ok. Adesso quando Sonia entrerà dentro vedrete un grosso rivelatore di cui la parte esterna, che sono le camere dei muoni, da cui viene il nome di questo rivelatore, che è Compact Muon Solenoid, il quale vuol dire rivelatore compatto. Considerate però che si tratta di un rivelatore che ha un peso che è circa due volte il peso della Torre Eiffel, ma è piccolino se noi l'andiamo a confrontare con l'esperimento Atlas, che usa delle tecnologie completamente diverse ed è molto più grande. Ora, non a caso sono andata sulla parte muon, proprio perché oltre a essere una delle cose fondamentali del nostro esperimento, Gabriella, infatti ha capito subito, è responsabile di una delle parti del rivelatore di muoni, e quindi Gabriella, se puoi tu introdurci sul rivelatore dei muoni. Vado subito ai muoni, un attimo solo e arrivo. Sì, prego. Ci si quasi, volevo aspettare il momento in cui forse riuscivamo a vedere una camera a muoni. Sì, come. Sì, sto andando un po' lentamente, arrivo subito. Permettete... Ci siamo quasi, eccole là. Era lì nel suo. Nel suo splendore. Splendore, sì, permettetevi di dire che c'è tanta beresità in quelle camere a muoni. Sì, sono
diciamo, quella che vedete la parte argentata, la parte rosso è il ferro. E ci sono vari strati di liberatore a muoni, in modo particolare sono quattro piani che servono a ricostruire la traccia di muoni, e intervallati da questo il rosso sono il ferro. Sì, due parole solo su Bari, che appunto dicevo, io sono, oltre ad essere responsabile di questo del rivelatore RPC, sono anche responsabile della sezione di Bari, e permettetemi di dire che, come dicevo prima, parte di questi rivelatori sono stati proprio costruiti all'interno della sezione di Bari. Adesso, quindi, quello che diciamo, come diceva Lucia, non so se vuoi che parla di Bari o della rivelazione di muoni. In realtà adesso forse questo è un momento bello, perché non so se vuoi... Penso che vai con i muoni. Ma quindi diciamo, come forse però è meglio in questo momento che descriviamo com'è la struttura, perché adesso siamo proprio nella parte centrale di CMS. CMS a me piace molto descriverlo come una struttura a cipolla, dove ci sono tanti strati, e qui riuscite parzialmente a vedere il cuore di CMS, poi ci sono, ogni strato ha una sua caratteristica, un suo rivelatore, una sua caratteristica. Quindi c'è il rivelatore centrale, che però adesso non vedete, non apprezzate più, poi abbiamo dei rivelatori un po' più esterni che prendono il nome di calorimetro, e poi abbiamo lo spettrometro a muoni, che è appunto la parte esterna che è specifica per la rivelazione di muoni. Quello che vedete colorate in blu sono, in rosso, i cavi, i segnali, i cavi di alta tensione. A me piace questa immagine, apprezzare la complessità di questo enorme rivelatore, ed ogni singolo elemento sensibile, sostanzialmente quello che vedete è un elemento sensibile, nel senso che ogni pezzo di rivelatore deve rilevare il passaggio e misurarne, in alcuni casi, l'energia della particella. Quindi quello che sembra un ammasso quasi di ferraglia, in realtà è sostanzialmente ciascun elemento è sensibile al passaggio, nel caso della parte esterna, dei muoni, o nel caso della parte più interna del rivelatore, di altre tipologie di particelle. Gabriella, se mi permetti di aggiungere, direi che, visto da questa vicinanza, così, il fatto che questa grande struttura, come dicevi tu, sia poi allineata con una precisione che è minore di quella del diametro di un capello, è qualcosa di, non lo so, almeno per noi è eccezionale, ma penso che lo sia anche per gli altri. Cioè, questo oggetto è allineato con una precisione estrema, pur essendo, come dicevi tu, come diceva Lucia, estremamente pesante ed estremamente grande. Poi alla fine, prego. Forse per apprezzare la proporzione, se riesci a inquadrare te stessa, così riescono ad apprezzare la proporzione della persona umana rispetto... Poi quello che farò, andrò sotto e mi vedrete vicino ai piedi e capirete quanto è grande. Quando andrò sotto, adesso vado sopra. Ok, quello che vedete, adesso lei sta attraversando quello che noi chiamiamo torrette, o diciamo dei balconi che circondano il rivelatore. Questo è un altro, è sempre una parte dello spettrometro a muoni, quindi queste sono quelle che vedete, è un'altra tecnologia, quindi questo non è il mio rivelatore, siamo, diciamo, i frate, eccola lì, Noemi, questa è perfetta. So io che hanno apprezzato. Potete apprezzare il confronto di Noemi con la struttura, che, come si diceva, è circa quanto un palazzo di 4-5 piani. E quelle che vedete alle spalle di Noemi, queste camere sono sempre dei rivelatori di particelle che rivelano il passaggio delle particelle muoni. Sono una tecnologia differente rispetto al rivelatore che ci è citato prima, che sono gli RPC. Questi invece sono i cathode strip chamber, hanno una tecnologia leggermente differente, ma la funzionalità è simile, che è quella appunto di rivelare il passaggio dei muoni.
perché in CMS, così come è stato disegnato, diciamo, c'è un sistema di moli ridondante perché deve essere molto efficiente. L'obiettivo è in rivelare tutti i moli, diciamo, that's the broadcasting machine. Forse possiamo approfittare per descrivere un po' il magnete, e anche perché diciamo che siamo fortunati, perché non sempre si riesce ad avere questa visione. Riusciamo a vedere un pochino all'interno, no? Questa parte qui, che poi è la parte che ci permette di rivelare le tracce e di misurare l'energia. Provo con il dito ad indicare la parte centrale dove di fatto... È difficilissimo, perché non devo guardare il mio dito, devo guardare lo schermo. Allora, no, questa parte puntando qui, nel posto giusto. Sto puntando nel posto giusto, perfetto. Allora, questa parte qui, in effetti, qui ci dovrebbe essere un tubo, che è il tubo dei fasci, cioè che viene dall'LHC. Voi adesso non lo vedete perché di fatto non c'è, è stato smontato, perché siamo in fase ovviamente di, diciamo così, lavorativa, e c'è questo grande periodo in cui si fanno controlli, si fanno sostituzioni, si fanno quelli che si chiamano gli aggiornamenti. Ma qui ci sarebbe il tubo dell'LHC, una parte, perché l'altra viene dalla parte opposta, e quindi di fatto le particelle, una parte del fascio entra qui all'interno, dove poi avvengono le collisioni. E questa parte qui, questo anello intorno, è il magnete superconduttore di CMS. Per i ragazzi di quinta, un solenoide. Quindi posso aggiungere, intanto che tu cammini, praticamente questo nuovo tubo collidono le particelle sarà installato in aprile di quest'anno, ed è già qualcosa che serve per quello che si chiama la Luminosity LHC, cioè in preparazione di quello che succederà nel 2027. Inoltre abbiamo anche in quella zona centrale, manca anche un altro rivelatore che verrà inserito a giugno in preparazione della presa dati, che è un rivelatore a silici. Lo dovete immaginare come una macchina fotografica che ha praticamente 300, cioè ha tantissimi megapixel, ma la cosa fondamentale è che riesce a acquisire dati a 40 milioni al secondo. Quindi magari può avere la stessa numero di megapixel che possiamo avere su una macchina fotografica come quella dei nostri telefonini, però dovete immaginare che la quantità di dati che noi prendiamo è enorme. Questi dati poi vengono distribuiti in tutto il mondo e arrivano in tutte le sedi. Per esempio a Bari abbiamo uno dei centri dove questi dati vengono immagazzinati e poi utilizzati dai fisici per fare l'analisi. Perfetto, io sto continuando a salire per andare sul tetto di CMS, che non si dica che i fisici non fanno ginnastica. Can we go here? Ok. Volevo solo aggiungere una piccola cosa, forse una piccola curiosità, il fatto che, appunto, sempre parlando del tubo dei fasci, come si presenta, come si vede? Normalmente vedete un tubo all'incirca, quello esterno, di una decina di centimetri di diametro metallico, ma centralmente al rivelatore questo tubo cambia materiale. Il materiale è un materiale leggero, che è beryllio, e serve in effetti per fare in modo che le particelle che vengono prodotte nelle collisioni arrivino al primo strato di rivelatori non interagendo con le pareti del tubo, perché è ovvio che l'interazione con le pareti del tubo genera ovviamente un cambiamento di quello che è stato prodotto. Ecco perché si cambia materiale. Ora non so se riuscite a vedere sotto, sono veramente nella parte più alta.
il tetto di CMS. Ecco, questa è una cosa che non vedrete mai di persona. Quindi approfittiamo di questa visione e poi vi mostrerò, magari da un'altra visione, da dove è stato calato questo esperimento. Questa cosa gialla che vedete si chiama, e in effetti è una gru, si chiama carro ponte, serve per spostare a destra e a sinistra i vari pezzi del rivelatore quando necessario. O per esempio, vedete spesso queste macchine che sono qui sotto, vedete in quadro, spesso devono essere portate da una parte all'altra attraverso le varie fette del rivelatore. Non so se Lucia forse ho perso il segnale o se Gabriella avete parlato delle fette del rivelatore. Esatto, poi magari ne parlate. Allora spesso vengono sollevati questi oggetti, portati in alto e spostati da una fetta all'altra. Giusto per dire, io preferisco la viennetta alla cipolla, però vabbè, va bene lo stesso. No, ma infatti forse fammi solo, l'abbiamo accennato, Lucia forse l'ha accennato nell'introduzione, okay. Però forse è meglio ribadirlo. Adesso sì, prego. Questo ammasso appunto di ferraglia è tutto, ci sono appunto, lei prima citava le fette, i dischi, questo anno come anche l'anno passato, questo triste anno passato, in realtà per l'IHC è un periodo che si chiama di shutdown, cioè un periodo in cui la macchina si ferma per 2 anni per, diciamo, per riparazioni o nel caso della macchina per migliorare le prestazioni della macchina. Anche gli esperimenti e in modo particolare il CMS, in questo periodo di shutdown noi abbiamo la possibilità, ed è l'unica periodo ogni 3 anni, perché durante la presa dati sostanzialmente non c'è accesso alla caverna, neanche per noi, non solo per i visitatori, abbiamo la possibilità di avere accesso fisico a un elemento del rivelatore. Quindi quello che vedete adesso, perché lei prima mi parlava, in realtà adesso non sembra più un cilindro, sembra un cilindro smontato, perché questa è un po' la caratteristica del CMS, che ciascuna, noi chiamiamo ruota, ciascuna ruota, perché il cilindro è fatto sostanzialmente da 5 ruote e poi dei tappi che si chiudono un po' quasi ermeticamente. Durante questi anni di shutdown abbiamo la possibilità, un po' come un Lego, di smontare i vari dischi e smontare, allargare le varie ruote. Quindi quello che avete visto oggi, avete visto molto di più di quello che in genere si potrebbe vedere, perché appunto CMS è aperto. Abbiamo la possibilità, sembra facile, in realtà sono diverse tonnellate, abbiamo la possibilità di muovere le singole ruote. Ecco, per esempio quello che vedete è l'end cap, quello che chiamiamo uno dei 2 tappi, separato dal barrel, quindi in realtà non ci dovrebbe essere spazio, dovrebbe essere tutto ermeticamente chiuso durante la presa dati. Invece adesso abbiamo la possibilità, come dicevo, di aprire, avere accesso a queste, che quello che vedete prima, i rivelatori muoni, e poter riparare tutto ciò che si era malfunzionante o che necessitava di un miglioramento, per essere pronti per la nuova presa dati che inizierà sperabilmente tra un annetto, un po' meno. Non so se Lucia vuole aggiungere qualcos'altro, adesso lei sta continuando a... No, sto tornando indietro per mostrare il buco. Vai. Da cui è sceso... Sì, sì, esatto. Ma parlate così, esatto, potete, sì, così parlare. Nel frattempo faccio vedere appunto proprio, sì, quello che poi tu farai vedere in reale. Praticamente CMS è stato costruito, Gabriella prima vi ha detto, c'è tanta baresità nel rivelatore a muone, e tutti i rivelatori venivano costruiti in varie parti del mondo e poi assemblati in un hangar che si trova qui in superficie, che è questo che vedete qui, e poi venivano fatti, sono stati fatti discendere proprio in fette, quelle fette di... che avete visto sotto, si possono muovere 100 metri sottoterra. Questa che ho io, se mai funzionerà, perché sapete come sono, queste cose non funzionano mai quando devono funzionare, si è bloccato il computer. Va bene, in buona sostanza vi volevo far vedere alcune foto in cui si vedeva quando il rivelatore era disceso giù e si vede...
praticamente il forse buco. Forse posso farle vedere e poi farglielo solo vedere in reale. No, no, ma quando esco fuori ci dovrebbero essere le foto prima di risalire. Ah no, ma usciamo da un'altra parte, quindi non riesco. Non so se ce le hai, se poi le trovi, perché è interessante. No, io ce le ho, ma il computer sì. Non me le vuole far vedere. Non le vuole proiettare. Non... Questi oggetti elettronici che ci permettono di fare fisica e poi non ci mostrano le slide. Ecco qui il buco da cui è stato sono state scese le fette. Come diceva, credo, Gabriella... Allora, Lucia aveva detto che il peso totale dell'esperimento è di circa 14.000 tonnellate, confronto con la Torre Eiffel. Io faccio un confronto invece, diciamo, con la mia macchina. Io ho una piccola macchina elettrica, una Zoe, che pesa un po' più di una tonnellata, e ogni volta che penso a questo esperimento mi immagino 14.000 Zoe una sopra l'altra. Ecco, questo è quello che è questo esperimento come peso. E ciascuna delle ruote pesa all'incirca 2.000 tonnellate. Ora, queste ruote, potete vedere, forse riesco ad inquadrarlo, se riuscite a percepire lo spazio tra la griglia verde e il passamano, non so se riuscite a percepirlo, è veramente poco, sono all'incirca 10 centimetri, non si riesce neanche a vedere come distanza. Se poi vado sotto, vi metterò la mano... Perché dovete considerare che questo spazio è quello lasciato da una ruota con le pareti di questo buco. Quindi ogni ruota l'hanno fatta scendere giù per 100 metri, dovendo ovviamente evitare come prima cosa un'oscillazione come se fosse un piccolo pendolo. Immaginate 2.000 tonnellate che si mettono a oscillare a destra e a sinistra. E poi chiaramente un'altra cosa da prevedere è che 2.000 tonnellate quando scendono giù devono scendere molto lentamente, perché che cosa succede? Le dovete frenare. Come è stato fatto questo? È stato fatto montando, chiedendo ai cantieri navali di Genova una gru speciale, quella proprio tipica dei cantieri navali, è stata installata al di sopra dell'edificio dove siamo ed è servita proprio per calare queste fette qui. Perché questa è una particolarità di CMS. Tutti gli altri esperimenti sono stati costruiti direttamente in caverna sotto, CMS no, CMS è stato costruito in superficie e poi portato giù. Vi lascio continuare, faccio il giro e quando ho la mano vicino alla ruota vi chiamo. Ok, io ci riprovo a far vedere se ci riesco, vediamo se questa volta vuol farlo vedere. Ecco, praticamente avevamo le ruote sopra, si apre il buco che ha fatto vedere Sonia e quello che si vede praticamente è questa ruota che scende giù e dopodiché c'è l'altra fotografia, questo è visto da sotto ed è quando la prima di queste fette è arrivata giù. Ecco qua, più di questo, altrimenti vado anch'io nel buco, eccomi qua. Riuscite forse a intravedere la parte superiore e i tubi che vedete sono i tubi di aereazione, perché chiaramente qua ovviamente dobbiamo avere anche, come dire, controllare anche un po' l'umidità, un po' la temperatura, perché dovete pensare che comunque si tratta di elettronica, quindi che è anche sensibile a questo tipo di agenti. Io continuo ad andare giù adesso, un attimo che ho una parte un po' c'è le scale. Per scendere, eccomi qua. Can we go down from here? Ok. Continuo a scendere e cerco di mostrarvi lo spazio lasciato tra la griglia che serve per tenere le ruote e la parete. Eccola qua. Aspettate che abbasso un po' la cosa. Eccola qua. Questo è lo spazio che c'era tra parete e griglia. Questa è la parete e questa è la griglia. Pensate, un oggetto di 2.000 tonnellate sceso per 100 metri senza metterlo in oscillazione. Infatti ci sono venuti per le ruote quelle
laterali, che sono le più leggere, all'incirca 8 ore, mentre invece per quella centrale, come abbiamo visto, che contiene il magnete, all'incirca 12 ore. Io scendo giù perché vorrei, mentre vi lascio la parola, ricontattarvi quando vediamo questi oggetti arancioni che sono i piedi, come li chiamo io, di CMS. A tra un po'. Okay. La linea a voi. Ok, allora, una delle cose che praticamente noi abbiamo visto è stata sicuramente il bosone di Higgs, che siamo riusciti a vedere con questo esperimento. Ora, quello che viene dopo di questo è chiaramente, uno potrebbe dire, beh, avete scoperto il bosone di Higgs, quindi praticamente potete chiudere i vostri libri, andare a casa, è finito. In realtà questo è soltanto, dovete immaginare che quello che noi oggi conosciamo dell'universo è solo il 5% di tutto quello che si potrebbe conoscere. Quindi c'è spazio da qui a n generazioni dopo di noi. E inoltre, per quanto riguarda questo l'esperimento, diciamo, che CMS e quindi il Large Hadron Collider, ha una vita ancora molto lunga, che è praticamente almeno fino a oltre il 2035. A noi mi è arrivato. Eccola qua. Sono arrivata giù. Ti prego. A vedere esattamente quello che dicevamo prima, cioè la dimensione di una persona rispetto all'esperimento. Quindi di è veramente. Noemi è come il piede che dicevo prima. How tall are you, Noemi? How tall are you? 1,60 m. No, un po' di più. 1,70 m. Ok. Questo è 1,70 m vicino al piede, a uno dei piedi di CMS, perché in realtà ce ne sono parecchi, come vedete. Potete intravedere questi oggetti arancioni, che sono chiamati appunto in inglese pad, che però sono degli oggetti straordinari, perché allora la nostra viennetta, no? Dobbiamo tagliarla a fette, dobbiamo aprirla giustamente, perché poi la dobbiamo mangiare, la dobbiamo mettere nel piattino. E quindi come facciamo ad allargare, a separare queste fette? Bene, lo facciamo utilizzando questi piedi. E sapete come? In un'altra maniera che, ripeto, a me sembra comunque straordinaria, nonostante, diciamo così, sia del campo. Si pompa dell'aria compressa. L'aria compressa solleva leggermente, diciamo, rende un po' più leggera la struttura, e poi con dei macchinari come questi, questi qua, perché questi qua sono per salire sopra e sotto, ma ci sono delle piccole macchinine, si possono spingere queste ruote per allargare o, come diceva Gabriella, richiudere ermeticamente il rivelatore. Ripeto, è una cosa molto semplice, ma in qualche maniera geniale. Noemi ci sta anche mostrando il campo magnetico residuo, perché nonostante qui adesso sia tutto spento, potete vedere come effettivamente alcune parti in ferro sono ancora magnetizzate. Ok, possiamo anche giocare un pochino. No, è troppo rigido questa cosa qua, sorry. I do not have to bring the other one. Ok, questo è uno dei tipici giochini che facciamo quando portiamo le persone qui. Ci divertiamo a farli oscillare. Abbiamo quelle che... Com'è che si chiamano le graffette in italiano? Ho perso. Quelle che in francese si chiamano i trombone, che noi facciamo oscillare e facciamo vedere il campo magnetico alle persone. Quindi, nonostante non ci sia adesso campo magnetico qui, abbiamo ancora degli oggetti attivati. Continuo a fare un tour. Non so se andare a destra o a sinistra. Andiamo di qua. Vi lascio la parola e mi fermate quando volete. Forse. Vai, Lucia. No, io avrei fatto notare tutti i cavi, perché abbiamo detto che gran parte del eccoli lì.
Dovete pensare che è fatto da milioni, milioni, milioni di canali di elettronica che devono essere portati in superficie attraverso quei corridoi e tunnel che avete visto prima, ma anche i rivelatori sono degli oggetti che devono essere alimentati, quindi sistemi di bassa tensione, di alta tensione. Peraltro in CMS c'è anche una logica colori, quindi nulla è lasciato al caso, anche il colore dei cavi hanno un loro significato, quindi i rossi sono per l'alta tensione, i blu bassa tensione, i neri sono delle fibre ottiche. Le abbiamo di tutti i colori. Esatto, però arancioni, hanno una logica colore, ci impongono. Tra l'altro, ecco, anche a me piace anche quasi a livello artistico, anche la disposizione dei cavi è stato complesso. Prima avete visto come 15 anni fa sono stati installati e poi portati giù in caverna. Anche la banale, tra virgolette, disposizione dei cavi ha richiesto ovviamente uno studio ingegneristico, perché parliamo di chilometri e chilometri di cavi che sono stati installati e adesso devono essere ciascun cavo, perché immaginate, ciascun cavo ha un significato. Perdere un cavo, una rottura di un cavo vuol dire un canale rotto, e quindi una parte di rivelatore, anche se con una frazione più o meno piccola, rotta, quindi morta, e quindi perdere magari quel pezzo di rivelatore che è fondamentale. Diciamo, la complessità, adesso non so quanto si riesce ad apprezzare questo, quanto sia complesso il rivelatore, quanto sia complesso operare un oggetto di questo tipo, farlo funzionare sempre perfettamente, non si può perdere un minuto, un secondo di presa dati, non si può perdere un pezzo di rivelatore. Ciascuna di quelle camere, che è circa un metro quadrato, non si può spegnere, perché spegnere vuol dire appunto perdere statistica, perdere, essere ciechi in quella macchina fotografica che prima diceva Lucia. Vedo un commento che dice: sembra un'installazione di arte contemporanea. Effettivamente, diciamo, c'è stato un progetto a CMS che si chiamava CMS Art, che un ingegnere, tra l'altro, ha fatto utilizzando delle fotografie particolari dell'esperimento e facendone appunto delle opere d'arte. Ecco. Se posso inserirmi nel discorso, vai. Anche gli angoli con cui vengono girati i cavi sono studiati, perché ovviamente cavi o fibre ottiche non possono essere curvati perché si possono rovinare, e quindi ovviamente anche tutte queste curve che voi vedete, nel momento in cui si fa la lunghezza di un cavo, devono essere tenute in conto per vedere. Poi chiaramente sono piuttosto simmetriche, è vero, sembrano davvero una composizione artistica. Vedete, sono abbastanza anche regolari. Prego. Nulla al caso. Assolutamente no. Vai Lucia. Continuiamo, adesso lei sta continuando a faccio girare. Vedere una cosa qui. Vai, il buco di prima. Ah, ecco, sì. Le famose macchinine che spingono le ruote. Ed ecco qui, volevo mostrarvi proprio per farvi vedere che sono a meno 100, che non è che vi sto proiettando un filmino. Sono qui, eccomi qua. Forse riuscite a vedere il buco in alto? Sì. La superficie? La vedete? Bene, prima eravamo sopra, adesso siamo qui. Da questo buco, per esempio, si scende a volte del materiale. E siamo veramente adesso ai meno 100. Adesso riscendo e sono tra la caverna sperimentale e la caverna di servizio. Adesso ritorno, vi inquadro di nuovo la caverna sperimentale. Forse riuscite a intravedere il rivelatore. E siamo anche quasi, diciamo, alla fine di questo tour, a meno che non vogliate che mi soffermi su qualche parte specifica a vostra richiesta.
Allora, vedo una domanda che dice se si rompe qualcosa all'interno della ruota. allora, dipende. Se siamo in un momento tipo quello che, in cui ci troviamo adesso, Gabriella l'aveva accennato, noi abbiamo ogni 2 anni praticamente un periodo in cui riusciamo ad aprire e quindi ad andare a vedere se c'è qualcosa che è eventualmente accessibile all'interno della ruota e andarla a modificare. Nel caso in cui questo succede durante, diciamo, all'interno degli altri anni e dobbiamo convivere col fatto che quella parte è una parte morta e per fortuna i nostri rivelatori sono ridondanti e quindi con sistemi di software sofisticati riusciamo in qualche modo a sopravvivere lo stesso. Lucia, se posso attaccarmi al tuo commento, vorrei dire che questo è uno anche dei problemi, per esempio, che abbiamo avuto ad AMS, che di fatto è installato nello spazio e quindi non si può nemmeno andare a riparare, a parte quello che ha fatto il nostro grande Luca Parmitano proprio un anno fa, cioè di andare a cambiare il sistema delle pompe, cioè la ridondanza, quella che dicevi. Dobbiamo avere una doppia o tripla copertura per la lettura di tutte le di tutte le informazioni che vogliamo ricevere, altrimenti effettivamente, come diceva anche Gabriella, siamo ciechi e non abbiamo più informazioni o su una zona di rilevatore o per una caratteristica delle particelle che stiamo cercando. Io uscirei, se siete d'accordo. Vedo un'altra domanda. Scusatemi, scusami Lucia, prego. Vedo che si è aperto il question time. Sì, quindi ci sono delle domande. Io direi, se sei d'accordo, che possiamo invitare i nostri amici, i nostri ospiti a porre in chat le domande che ritengono, no? Grazie alla curiosità, io immagino che questo straordinario tour ha suscitato in tutti noi, perché vedo anche alcune domande da qualche audace studente del liceo scientifico che osa, e quindi prego. Sì, allora io ho letto, sto leggendo adesso, parlano di campi elettromagnetici. In realtà qui non c'è un campo elettromagnetico, c'è solo un campo magnetico. Perché parlano, cioè la domanda è, non vedo dispositivi di protezione individuale. Innanzitutto durante la presa dati, quando c'è acceso il campo magnetico, nessun fisico va in caverna a meno di, diciamo, grossi o veloci interventi, ma ovviamente senza fascio, motivo per il quale, diciamo, non abbiamo dispositivi per onde elettromagnetiche. E poi leggo quanto calore produce, come lo raffreddate? Peccato che c'è passata prima, Sonia, ovviamente è importante il sistema di raffreddamento, più che il rivelatore è l'elettronica che riscalda. E quindi, ho perso, vabbè, comunque okay. Credo. Ho perso la domanda, forse c'è... No. c'è... Lui toglie la domanda non appena noi rispondiamo. Ah, ok, adesso ho capito. Mazza, velocissimo. Zoltan è rapidissima. A parte che... Prego. Grazie. Peraltro capisci italiano. Il sistema di raffreddamento, che noi chiamiamo il CUNY, è chiaramente molto importante, perché è importante raffreddare elettroniche. C'è molta elettronica, come dicevo prima. Il rivelatore è fatto da sia tutti i rivelatori, a prescindere dalla tecnologia, è fatto da un elemento sensibile che può essere gas, come nel mio caso, o silicio, come è stato citato, o altro, e poi un'elettronica che deve leggere il segnale che viene da quell'elemento sensibile che costituisce il rivelatore. Tipicamente tutta l'elettronica deve essere raffreddata, e quindi c'è un sistema complesso, una delle tante complessità di questo di CMS è appunto il cooling, che deve fare in modo che quasi tutto è raffreddato
con acqua, e appunto deve fare in modo che l'elettronica sia a temperatura costante. Dunque, l'altra domanda era, se voi le conoscenze attuali che avete sono il 5%, come fate a sapere, se non conoscete ancora il 100%? Come fate a sapere che solo il 5% lo conoscete? Allora, perché noi ci aspettiamo, in base a delle teorie, praticamente, che ci esistono altre parti, cioè la materia oscura, la dark matter, eccetera. E in base a questo, quello che noi oggi vediamo è solo il 5%. Ecco in quale modo noi riusciamo a vedere. Inoltre, quello che, ma questo è un altro 5%, invece, quello che oggi, fino ad oggi, abbiamo raccolto come quantità di dati dall'esperimento CMS è solo il 5% di quello che il LHC riuscirà a fornire nei prossimi anni, fino al 2035 e oltre. Lucia, ci sono un po' di domande, se vuoi rispondi tu sul bosone di Higgs, si chiede, si parla... Non so se posso interrompervi un attimo, vai, ritorno in sala di controllo, perché sono passata un attimo in una sala dove c'è abbiamo una piccola esposizione, e questo è uno spaccato di uno dei magneti dell'LHC, ma più che altro la curiosità è farvi vedere come si presenta, ora non l'ho smontato, questo è un modello, questo è un... tubo dove passano i fasci, ok? Questo è un pezzo ovviamente che viene inserito qui, ovviamente la struttura è molto più complessa, però ecco, questo è uno dei magneti, e potete riconoscere che per i ragazzi, sempre per gli studenti, poi non so, ovviamente ci sono anche gli appassionati, abbiamo due strutture qua di cavi, vedete? È un dipolo, i cavi dell'LHC sono questi che trasportano la corrente che produce il campo magnetico, e queste sono queste due farfalle che vedete qua, che sono ovviamente tagliate perché dovrebbe essere tutto un continuo intorno, vedete qua ne abbiamo una metà, e questo è un dipolo, è un magnete dipolare. Torno in stanza, vi lascio la parola. Allora, sì, vuoi parlare del bosone di Higgs, perché c'erano un paio di domande, forse non l'hai accennato. Non le vedo proprio io. Io vedo una sul percorso di studi, in realtà. Quella, se vuoi, sì, ci vado io, visto che... Sì, perché parlano di fisica e per quanto riguarda l'ingegneria, come forse un po' accennato. Oh, qui vedo Noemi, qui vedo Zoltan in vecchie fotografie da giovani. Yeah, but I was 20 kilos younger. Yes, anch'io ero più giovane. Anch'io. Se posso commentare, vorrei farvi vedere come sono tutti quanti. Non sto guardando più giovani, sto guardando tutti quanti sorridenti. Allora, vi faccio vedere un ex, come si dice, capo dell'esperimento? Vecchio capo qua. Oddio! Okay. Ma come vedete non ce n'è uno, è chiaro ovviamente, questo è un sottoinsieme di persone che hanno deciso, della collaborazione, che hanno deciso di farsi fotografare, però voglio dire... sono tutti sorridenti e simpatici, quindi vuol dire che fare il fisico è anche divertente, no? Sono d'accordo. È appassionante. In realtà la persona che faceva le fotografie era proprio l'artista. Sì, ok. Rispondere a questa domanda, sicuramente ci sono tanti fisici, ma non solo, quindi uno dei percorsi può essere sicuramente la laurea in fisica, e il dipartimento di fisica a Bari è sicuramente una buona strada, però c'è anche tanto spazio per ingegneri, prima parlavo di cavi, ma c'è tanto lavoro per ingegneria meccanica, per ingegneria appunto, parlavo prima del cooling,
Forse non so se Lucia ricorda a memoria, siamo 3.000 forse tra ingegneri e fisici, e io direi che almeno un 30-40% sono ingegneri, lo posso dire sicuramente per Bari, più o meno questa è la frazione. Quindi sicuramente c'è spazio sia per fisici, a seconda del tipo poi degli interessi, ma anche per gli ingegneri. E in generale al CERN avete praticamente persone con tutti i possibili profili, che siano fisici, matematici, computing scientist, adesso anche tutta la parte dell'outreach, c'è veramente di tutto, oltre che gli ingegneri di cui abbiamo parlato prima. Lucia, noi ovviamente vi ascolteremo per tutto il tempo. Ci sì, ma si è fatta mezzanotte. No, però noi non vogliamo sottoporre tutti a questa importante prova. Allora, io ti inviterei a cogliere il senso, diciamo, generale delle domande di alcune che ti sono state poste, che vi sono state poste, quindi con una risposta complessiva noi poi ci avvieremmo alle fasi conclusive di questo straordinario appuntamento sui generis, molto molto particolare. Grazie Lucia, a te la parola. In realtà le domande che ci sono qui sono veramente molto specifiche, perché una spaziano da che cos'è il bosone di Higgs, per il quale vedo che sono del vecchi praticamente. Magari facciamo un seminario apposta per questa cosa qua. Non c'è dubbio. Perché mi sembra più difficile rispondere in 2 minuti. Per quanto riguarda visitare l'esperimento, in questo momento non è possibile perché causa Covid, come tutto il resto, però normalmente sì, abbiamo un afflusso continuo durante sia il periodo di presa dati sia quando non c'è presa dati. Ovviamente hanno un interesse completamente diverso, cioè quando c'è presa dati vedete in operazione, però non potete entrare nell'area sperimentale dove è andata Sonia adesso. Quando invece non stiamo prendendo dati, chiaramente si ha questa possibilità. Quindi si possono vedere le cose. Ora, il numero di quant'è l'energia utilizzata per il funzionamento, francamente non me lo ricordo, però la cosa che sicuramente posso dire è che uno dei motivi per cui l'LHC si ferma durante l'inverno è proprio perché altrimenti la quantità di energia che verrebbe utilizzata, ovviamente d'inverno c'è bisogno di molta più luce, di molta più elettricità per i paesi circostanti. E quindi è proprio questo uno dei motivi per cui interrompiamo la presa dati in quel periodo. Credo che più o meno erano queste le domande. Anche scolaresche, sì, assolutamente anche scolaresche stanno chiedendo, a proposito delle visite. Sì, assolutamente sì, sempre Jacob. La scoperta delle onde gravitazionali sta aiutando nella ricerca della particella mediatrice delle forze di gravità. Beh, in realtà è un'altra fisica. Sì. La corrente che scorre nel magnete. No, tutta la corrente che si usa in acciaio. Ma quella nel magnete è già tanta. Non lo so neanche io. 19.000 ampere, quella del magnete. L'ho vista io, l'ha misurata Noemi. Quando? Vista mentre la misurava. Ah, 19.000 ampere, quella che va nel magnete. Va bene. Non so se possiamo ritenere concluso il question time. Io direi proprio di sì. Allora, intanto io ringrazio per questo momento straordinario Lucia,
Lucia, Gabriella, Noemi, Zoltan, che naturalmente ci fanno sognare, Sonia, ci fanno immaginare quanto la comunità scientifica abbia già scelto da tempo di andare oltre i confini. E quindi non c'è proprio il tema, non c'è proprio il problema della differenza. Però io, poiché noi abbiamo in questa serata specialissima degli ospiti che provengono anche al di là del nostro distretto, che ci hanno seguito, io vorrei comunicare a tutti che abbiamo toccato momenti da 245-246 collegamenti, che è un fatto straordinario per l'interesse. Ora io vorrei invitare ad un saluto tardivo il governatore Giuseppe Musso, nostro ospite dalle Marche. Prego. Ma veramente vengo dalla Liguria, dal Basso Piemonte. Ah, eccolo là. Liguria, Basso Piemonte. Deve perdonarlo, è tarda. Sono stato invitato a questa bellissima tour virtuale dal club di Casale Monferrato, di cui saluto il presidente Marco Stobione. È un momento veramente bello. Abbiamo vissuto insieme. Io che faccio un mestiere totalmente diverso, sono un tributarista, mi sono inserito quindi diciamo che è stata un'esperienza unica che forse non avrei potuto, diciamo, apprezzare diversamente, perché forse andare fino al CNR di Ginevra non mi sarebbe venuto neanche in mente. Però capisco l'importanza della ricerca, capisco la passione che anima Laura, Sonia e tutti coloro che collaborano con loro in questo grande mondo della scienza, della fisica, e che poi abbiamo visto essere anche un mondo che è costruttore di pace, come costruttore di pace è Rotary, perché combatte le discriminazioni, le differenze di genere. Sentivo prima la dottoressa Silvestris che diceva le donne, soprattutto le donne. Effettivamente siete la colonna portante di questa società e noi ve ne siamo grati. Quindi ancora tanti complimenti per questa visita virtuale. Diciamo che il Covid ha portato molti disastri, ma invece ci ha fatto avanzare nei mezzi di comunicazione. Abbiamo fatto un salto totale a piedi uniti. In 6 mesi abbiamo trovato dei nuovi sistemi per stare insieme, anche se distanti. Saluto anche il collega Serracca Guerrieri, ciao Giuseppe, e anche Rossella Piccirilli, che ho visto prima collegata. Oh. È un modo per fare attraverso Zoom dei collegamenti interdistrettuali che sarebbero stati improponibili in presenza. Quindi abbiamo, come dice il nostro presidente internazionale, creato delle opportunità. Grazie ancora per questa bellissima esperienza, per questo invito. Grazie governatore. E io cederei la parola, se fosse ancora collegata, ecco, alla governatrice Rossella Piccirilli, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, per non sbagliare, perché l'ho vista collegata nel panelist, ma adesso non più. Io in ogni caso la saluto, la ringrazio, e con la governatrice anche il presidente, carissimo Marco Pozzi, il presidente del club di Iesi, che abbiamo avuto modo di incontrare sempre in videocollegamento più volte per la telemedicina, per esempio, anche per la presentazione di un interessantissimo Global Grant Tomograph. Quindi noi siamo in contatto molto con il club di Iesi, e quindi ringrazio tutti gli amici collegati delle Marche. E adesso la parola per le conclusioni al nostro governatore Giuseppe Serracca Guerrieri del distretto 2120. Giuseppe, a te la parola, grazie. Grazie Angela, saluto anche io tutti quanti, saluto per primi Giuseppe Rossella, i carissimi amici governatori. Ricordavamo l'altro giorno con Alfio che in questo periodo l'anno scorso eravamo a San Diego a fare la nostra formazione, e poi
abbiamo portato indietro tanta esperienza e tanti bellissimi ricordi. Saluto la mia squadra distrettuale, il Marco Torsello, Lino Pignataro, Elisabetta Papagni, te, tutti i presidenti, tutti gli assistenti presenti, tutti i soci, tutti gli ospiti. È stata una serata straordinaria. Consentimi di salutare in maniera particolare Lucia, Sonia, Gabriella, Noemi, Zoltan, tutti i nostri, tutti i padroni di casa. Quando Lucia ha iniziato, ha introdotto l'argomento, ha detto: quali sono le motivazioni? La motivazione è quella degli obiettivi, è quello di cercare di capire da dove veniamo, di cosa siamo fatti e le regole che ci governano. Beh, io ho capito che sarebbe stata una serata di straordinario interesse, ma una serata molto impegnativa, perché da dove veniamo e di cosa siamo fatti ancora dopo tanti studi, ci sono ancora tante risposte da dare. Penso che siano risposte fondamentali, epocali, e quindi capisco l'entusiasmo, capisco la passione che anima questi ricercatori straordinari con dei curriculum meravigliosi, ma poi soprattutto con un entusiasmo ed una passione che veramente, veramente ammirevoli. Grazie, grazie per quanto fate, grazie veramente per tutti gli studi che sono stati e sono importantissimi per l'umanità, perché ci siamo posti dei quesiti assolutamente fondamentali. Ci avete portato, sì, come ha detto Giuseppe, abbiamo utilizzato anche oggi le opportunità che ci ha fatto conoscere la pandemia, per cui siamo potuti entrare in questo meraviglioso edificio. Mi chiedevo, a un certo punto mi sono sentito come James Bond quando ho sentito parlare di riconoscimento dell'iride. Ho visto tutte quelle porte piombate, abbiamo visto sempre che poi queste porte piombate a un certo momento saltano in aria, no? I tubi, le cose, James Bond che cammina nei tubi. Mi sono sentito molto James Bond, ma in realtà fortunatamente è tutta una cosa molto, molto più pacifica, molto più importante. Però grazie, veramente non c'è altro. Ci sarebbe tantissimo da dire, siamo stati nel super piccolo e nel super grande. È un'esperienza meravigliosa, ecco, veramente non sono parole per descrivere l'interesse di questa serata, per cui io ringrazio ancora te Angela per questa idea che il distretto ha subito voluto sposare e ha subito voluto allargare. Hai fatto benissimo a ricordare la nutrita partecipazione. Questo significa che quando il Rotary fa le cose importanti, fa le cose per bene, fa le cose interessanti, siamo seguiti. Io mi auguro che ci abbiano seguito, anzi so che ci hanno seguito anche le scuole, so che ci hanno seguito gli istituti scolastici, e Rotary è molto attento anche alle scuole, quindi siamo felicissimi di aver potuto dare questa esperienza a tanti amici, anche a tanti ragazzi che magari qualcuno un domani andrà al CERN e si troverà su qualche poltrona importante. Io finisco, la serata è stata bellissima, è stata lunga. Viva i Rotary e buon lavoro e buona serata a tutti. Grazie governatore, sì. Dopo il governatore non si può aggiungere nulla, per cui la serata si conclude, noi siamo ligi. Un grandissimo saluto, io mi permetto solo di aggiungere a Lucia, a tutta la sua squadra e a tutti coloro che hanno scelto oggi di seguirci in questo percorso, in questo live tour. Abbiamo cercato di gettare il cuore al di là dell'ostacolo e vincere anche gli aspetti un po' costrittivi della pandemia. Grazie ancora a tutti. Buona serata a tutti. Arrivederci. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Di casa, grazie. Ciao, ciao, Sonia. Ciao. Ciao. Giuseppe, a presto.